Buongiorno e buona domenica amici di Super J, torniamo in studio dopo la nostra esperienza alla Fiera dell'Agricoltura, dove spero ci abbiate seguito. Torniamo in studio, il vostro Gianluca Pierannunzi e il vostro Stellina. Buongiorno, buongiorno, buona domenica, tornano in studio, come ha detto Gianluca, una fiera di agricoltura ricca, una fiera di agricoltura abbondante, una bella fiera, se Assolutamente. vogliamo tirare le somme della fiera. A me è piaciuta, tantissima gente, tantissimi bambini, ma anche adulti, insomma Sì, tutti, sì, ha sì, preso sì. tutte l'età, la pioggia c'è stata, però fortunatamente non è che Ha ha bloccato completamente, destabilizzato, sì. esatto, molto l'iter fieristico. Tutti i convegni si sono svolti in assoluta tranquillità e sono stati anche regolari, perché era stato allestito anche un tendone, Insomma, una buona nessuna organizzazione, nota stonata, però ecco. c'è, no, nessuna Cioè, nota stonata, c'è un ma, c'è un ma, c'è un ma, e qual è il ma? Vediamo un po', vabbè, il caprone, caprone, io non lo lo sa, no, sapevo non caprone che... tu, no No, caprone, non ti offendo, dicevo lo so. caprone, nel È senso che, sfuggito un cioè, secondo me è un caprone, è caprone. sfuggito a me il suo caprone, ce la facendo, però Può succedere, in dici? fase di, cioè, di quando si smonta, no? Sai, uno si distrae un attimo, è più rilassato che quando si monta, no? E E quando si certo, monta è più fai in concentrato, modo ancora che si tutto deve sia a fare posto, l'evento, certo. insomma, pulisci, metti, fai. Quando si smonta, diciamo, uno è È più anche più... easy. E Più easy, esatto, più free, e gli ha anche scappato il lo caprò. caprone è voluto essere Ha free. scappato Tra lo l'altro, caprò. ho una citazione, diciamo, interna a Super J, perché per chi avesse perso la notizia, se Gianluca mi dà il tablet, vi faccio vedere un piccolo, diciamo, piccolo contributo rispetto al caprone. Vediamo un po', Gianluca, posso vedere? Perfetto, guarda qua. È stato un epilogo particolare Abbiamo anche il l'uomo nostro della fiera Lorenzo dell'agricoltura. Perché? Perché ha visto praticamente questa mattina una fuga vera e propria. Verrebbe da dire fuga per la vittoria, fuga per per la la libertà. libertà. Comunque, Comunque, fatto fatto sta sta che, che paragoni paragoni cinematografici cinematografici a a parte, parte, un un caprone caprone praticamente praticamente questa questa mattina mattina è è fuggito, fuggito, è è scappato scappato dalla dalla zona zona riservata proprio agli animali. animali. Siamo Siamo in in questo questo momento momento nella il zona caprone del non è Lorenzo. Micronido del lungo No, fiume, ecco, sempre ma ovviamente lo a vedo. Teramo. Con le immagini girate Girate anche anche da da Maurizio Maurizio Valeriani, Valeriani, questa questa mattina mattina abbiamo abbiamo incontrato incontrato proprio proprio qui, qui, proprio proprio in in questo questo punto punto esatto, esatto, come come state state vedendo vedendo anche anche voi voi nelle nelle immagini. immagini. Bel Bel questo caprone, esemplare peraltro. appunto di caprone, bellissimo ovviamente, però ecco, Ecco, allo allo stato stato brado, brado, libero. libero. Ed è Ed è stato stato inseguito inseguito dal dal suo suo padrone. padrone. Inseguito Inseguito dal dal padrone padrone e e anche anche dai dai vigili vigili del del fuoco. fuoco. Quindi Quindi sono sono partite, partite, diciamo, diciamo, degli degli inseguimenti inseguimenti veri veri e e propri. propri. Il Il proprietario proprietario ha ha cercato cercato più più volte volte di di avvicinare avvicinare l'animale, l'animale, che che però però alla alla vista vista anche anche dei dei vigili vigili del del fuoco fuoco spesso spesso ha ha rifiutato rifiutato appunto appunto di di avvicinarsi avvicinarsi ed ed è è fuggito. fuggito. In In varie varie zone, zone, tra tra l'altro, l'altro, del del lungo lungo fiume è fiume è stato stato avvistato avvistato da da diversi diversi cittadini. cittadini. L'animale L'animale è è mansueto, mansueto, non non ha ha dimostrato dimostrato aggressività aggressività nel nel lungo lungo fiume. fiume. Vabbè, sfumiamo perché sennò povero Lorenzo andiamo in onda troppo a lungo. Dicevo comunque una cosa poi prevedibile, però insomma curiosa. Il caprone ci ha tenuto a farsi anche lui una passeggiata e ha voluto godere delle bellezze del parco lungo fiume. Ci sono tra l'altro Parte parco. oggi pure lui voleva vedere gli altri, Ma ci sono diciamo, diversi. espositori della fiera. Infatti ci sono anche altri punti di interesse, c'è la palestra adesso al Parco Lungofiume, ci sono le giostrine per i bimbi, stanno mettendo un punto di ristoro, magari voleva anche vedere, magari in prospettiva, secondo me, puoi sapere la mia, in prospettiva delle votazioni, siccome giustamente tutte le fazioni politiche oggi fanno valere le proprie opere, no? Chi è in carica, insomma i lavori fatti, chi non è chi è, insomma adesso all'opposizione fa valere il fatto che magari tanti lavori non sono stati compiuti ancora come si deve, il caprone è andato a verificare lo stato dei fatti, come stanno le cose a terra. Ti faccio un giro, vado a vedere, perché chi dice questo è stato fatto, questo non è stato fatto, allora voglio andare a vedere, mi faccio un'idea per adesso che si vota, quindi insomma. Assolutamente, anche perché il caprone tornerà l'anno prossimo e quindi Certo. insomma doveva fare una perlustrazione, doveva fare un sondaggio sul terreno, e si è fatto un giro per un lungo Dai, fiume. ci Poi è sta, ci sta. stato catturato dopo Ma circa un insomma, paio d'ore.
E poi succede, tra l'altro anche simpatica, notizia simpatica. Vogliamo salutare anche Lorenzo Massaufo, che non si deve offendere perché abbiamo il caprone, è apparso lui, no? Cioè, poi si è capito, insomma, che il caprone. Assolutamente. No, lo diciamo perché. E a proposito di caproni, a proposito di animali, quando si va a spasso bisogna stare attenti, perché ad esempio in India. Una mucca volante ha travolto e ucciso un uomo mentre faceva la pipì sui binari. Faccio un attimo fatica a metabolizzare il concetto. Vedo subito che la notizia è di Sky, quindi come sapete tutte le nostre notizie sono veritiere, non è che sono fatti di fantasia, però questa notizia faccio un attimo fatica. Ti spiego. L'incidente è avvenuto nel distretto di Alwar, nello stato indiano del Rajasthan. Un 82enne stava facendo la pipì in prossimità dei binari del treno. Fino a qui. Che succede? Che una mucca che era lì nei pressi, sai che in India tra l'altro la mucca è un animale sacro, è stata travolta da un treno e sbalzata, diciamo, a metri di distanza. Nel volare lungo la traiettoria di questo sbalzo, la mucca ha travolto l'uomo, che insomma, un po' perché la mucca era piuttosto voluminosa, un po' perché aveva 82 anni, quindi non era un ragazzino, travolto dalla mucca, insomma, è rimasto ucciso sul colpo. Capito? Quindi mucca volante è un concetto un po' strano, però se ti dico che è stata travolta da un treno è più facile capire. L'incidente comunque è stato molto surreale, l'urto ha sbalzato la mucca facendole fare un volo di oltre 30 metri e poi durante questo volo è finita addosso a un uomo, un ex elettricista delle ferrovie in pensione da 22 anni, ok? Tra l'altro ti segnalo un dato. Perché l'elettricista pisciava sui binari? No, questa è la domanda. È una cosa che comunque non si dovrebbe fare. Un gesto condannabile che è stato pagato a caro prezzo. A carissimo prezzo. Tra l'altro ti segnalo che facendo due conti matematici, 82 meno 22, andiamo a 60 anni, praticamente in India si va in pensione a 60 anni, molto meglio di noi. Insomma, in Francia adesso è stata una rivoluzione per andare in pensione, insomma. Disastro. Non parla male dell'India, invece se la spassano. Comunque la mucca, che lì è un animale sacro, ahimè, anche lei probabilmente si è fatta piuttosto male. Adesso qua non è indicato perché praticamente con il fatto che è morto un uomo, probabilmente il tema della vita della mucca è passato in secondo piano, però noi eravamo anche curiosi di sapere che fine ha fatto la mucca. Effettivamente la mucca, diciamo che ha fatto l'ultimo volo. Sì, insomma, diciamo, ecco, forse una tragica fine per la mucca. Che certo, anche perché è mucca volante. Una tragicissima fine per sicuramente, il povero elettricista. Sicuramente, insomma, non se l'è passata bene. Però fate attenzione a dove fate la pipì, soprattutto quando è in giro mucche, caproni, treni e via di scuola. Notavo dall'inquadratura larga che oggi sei altissimo. Sono altissimo, fammi vedere, ma mi ridai l'inquadratura? Ecco, aspetta. Che praticamente stavo dicendo prima, dobbiamo fare una campagna di acquisto per dobbiamo rifare una campagna acquisti sgabelli perché questi cicolano. Il tuo cicola, il mio è già malapena, non lo so, va bene, come tu dici, non tentiamo la fortuna. No. Allora, altra notizia. Praticamente negli USA, un bimbo durante un volo aereo ha cominciato a piangere. Sul volo aereo piangono un po' per l'ambiente, un po' perché i bambini tante volte piangono. Alle volte anche un po' la differenza di pressione che crea quelle strane sensazioni anche agli adulti, e i bimbi magari si possono spaventare. E allora un bimbo durante un volo ha cominciato a piangere. Ok, dopo un po' un passeggero esasperato dal pianto del bambino si è messo a urlare per ripicca, dice piange lui, strillo pure io. È successo un caos a bordo, l'uomo ha dato in escandescenza per far tacere il piccolo, trasformando il viaggio in un vero e proprio incubo. Ti do qualche dettaglio in più, eccolo qua. Un volo della Southwest Airline partito da Baltimora e diretto a Orlando in Florida è diventato un incubo. Praticamente un bimbo ha cominciato a piangere, ha pianto quasi per tutta la durata del viaggio. Questo ha infastidito un passeggero
che per ripicca ha iniziato a urlare scatenando il caos. Nonostante l'intervento del personale di bordo, l'uomo ha continuato a dare in escandescenza, dicendo: pagate il biglietto per avere un volo comodo, quel bambino ha pianto per 40 minuti, dovete calmarlo. La rabbia quindi è scoppiata, volevo dormire, avevo le cuffie, ha aggiunto l'uomo sostenendo inoltre che i genitori del bambino avrebbero dovuto pagare un extra per il disturbo arrecato agli altri passeggeri. Una volta atterrato a Orlando, il passeggero infuriato si è rifiutato di scendere dall'aereo, mentre tutti gli altri a bordo se ne andavano. Il video poi, che non mostriamo, però mostra un uomo circondato dalla polizia in aeroporto e poi ci sono state le scuse della compagnia. La Southwest Airlines si è scusata coi clienti che hanno assistito al comportamento inaccettabile del passeggero frustrato. Non abbiamo dettagli di questo volo da condividere, ha detto un portavoce della compagnia, e si congratulano con l'equipaggio per la professionalità e per la modalità, diciamo, molto calma con cui sono riusciti a gestire la faccenda. Ok, quindi tu che ne pensi di questa cosa? Penso che gira una frega di gente strana e questa era una di quelle, ecco perché un bambino si sa può reagire su un volo in diversi modi: o la prende bene e si gode lo spettacolo di un volo aereo in piena tranquillità con i genitori, oppure la pie male, sono, come dissero gli inglesi, bitter cocks, bitter amarico, vabbè, intraducibile per ragioni pratiche, però effettivamente insomma un po' di pazienza. D'altra parte mi rendo conto che c'è qualcuno che magari per ragioni professionali, personali, può essere un po' stressato e nel viaggio dovrebbe riposarsi, però ragazzi, diciamo che è una diciamo di stress, di cose. Ti faccio una domanda, tu che sei un uomo di tecnologia, lui sosteneva di avere le cuffie, oggi le cuffie con la cancellazione del rumore, le cose non possono aiutare? Forse non erano di ultima generazione, perché invito tutti a acquistare quelle di ultima generazione, e vi dico che effettivamente c'è poca contaminazione del... E questo aiuta, se vi volete riposare mettete una musica quelle di generazione 3 per capirci. Okay. Quindi quando viaggiate in auto, in aereo, in treno e via discorrendo... potete utilizzare cuffie che isolano se non guidate, se puoi guidare le cuffie però, perché a volte si vedono quelli con le cuffie che guidano e massimo poi non sentono, non va bene. Se guidate l'auto allora niente cuffie, guidate il treno niente cuffie, se guidate l'aereo niente cuffie. Cuffie, se siete passeggeri potete farlo, vi dico questa cosa perché se invece andate magari in bicicletta può essere l'aria, può dare fastidio, anche con le cuffie può creare turbolenze, anche lì non potete utilizzare le cuffiette perché dovete ascoltare quello che succede intorno a voi. Se vi fate una corsetta va bene, se siete in una zona non trafficata, e se andate a cavallo, tu dici ma mo che c'entra il cavallo? Te lo spiego. Allora, smart walking. A volte rimango basito da questi cambi. A Cesena. Cesena, siamo in Romagna, no? Praticamente. Sì. E a Cesena, smart working negato, va al lavoro a cavallo. Tante caite a fatica. Tu dici? Ma a causa del guasto della sua auto, un impiegato aveva chiesto la possibilità di lavorare da casa in remoto, sai, durante il Covid tutto smart working si può fare, il futuro. E invece, finito, diciamo, il Covid, tutti in ufficio. E lei si è trovata di fronte al rifiuto dell'azienda e ha deciso di optare per una soluzione un po' estrema. Dice: la macchina non ce l'ho, voi a casa non mi lasciate, vengo al lavoro con il cavallo. E praticamente ha voluto manifestare il proprio disappunto una dipendente di Crédit Agricole, che è un'azienda, diciamo, francese. Lei si chiama Tabita Gurioli, è impiegata al servizio clienti presso la sede di Cesena. Non le hanno dato smart working e lei è arrivata al lavoro con il cavallo, ok, partita dal suo paese Mensa Matellica nel Ravennate, dopo 2 ore in cui Matellica. Ha costeggiato il Matellica, se qua sono due L, scusatemi. No, magari Mensa Matellica, non so se magari è proprio il nome di questa località più piccolina, scritta con due L, quindi vediamo. Comunque nel Ravennate, dopo 2 ore in cui ho costeggiato il fiume Savio, ha raggiunto il capoluogo romagnolo fermandosi puntuale di fronte al suo ufficio proprio a ridosso del corso d'acqua. Allora, da un lato voglio dire, intanto che Stellina verifica vi mostro il video, da un lato voglio dire, siccome l'azienda, eccola qua,
Vedi? Eccoci qua, abbiamo anche il video. No, mensa matellica. Vedi, con due L, perfetto, lo diciamo per dove... Ma dopo, la domanda che mi faccio io, no? Questa, vabbè, ma ha creato un evento, vabbè, perché sì, è venuta sì, col cavallo. È più una manifestazione, esatto, diciamo, di disappunto. Esatto. Ma dopo, quando è entrata al lavoro, dove l'ha parcheggiato questo cavallo? Lo stalliere. Lo stallo, ci sarà lo stalliere. Lo stalliere, stallo, quindi dentro lo stallo, lo stalliere. So. Comunque c'è da dire che lei lavora per questa provincia banca di Ravenna, esatto, si chiama questa banca, eccola qua, che si chiama Credit Agricole, e quindi si presta pure agricola la situazione, vedi anche l'erba è alta, vedi qua lei fa tutta intervista. Sì, sì, sono a cavallo perché sono senza macchina, perché purtroppo ho avuto un incidente, e adesso dal carrozziere, e ho chiesto alla mia capofficio di poter utilizzare i giorni di smart working che abbiamo di diritto, che l'azienda ci concede. E mi ha risposto di no, che questa era una questione domestica per cui dovevo utilizzare le ferie. La cosa non mi sembra corretta e questo gesto è anche per dire che io parlo invece di tanta gente che non può parlare. Vabbè, insomma, la manifestazione ha portato il suo cavallo, ha avuto rilevanza. Bel cavallo, tra l'altro un cavallo bel bianco. Cavallo bianco, come si dice. Tra le altre cose, dicevo, effettivamente un gesto molto simbolico che ha avuto un grande significato, anche una risonanza evidentemente mediatica, perché l'hanno riportato diverse testate, qui abbiamo Sky TG24, ma anche altre testate ne hanno parlato. Effettivamente concedere lo smart working sarebbe stato di buon senso per venire incontro alle esigenze di questa dipendente, visto anche che secondo le parole della dipendente ne avrebbero avuto diritto, ma niente, non è stato diciamo accordato smart working, quindi al lavoro col cavallo, ok? E quindi allora, che non... col cavallo, come si dice, importante è che si è presentato tutto a posto, ha lavorato. Poi non so come ha gestito il cavallo, sarebbe simpatico capire, ma siamo a me cavallo, qualcuno l'ha preso, l'ha riportato, possibile, diciamo. Comunque dove... c'è da dire che fuori la banca c'era quella aiuola piena d'erba, no, magari il cavallo non si era passato nemmeno. Però sai, male. Pure i cavalli si rubano, quindi... Certo, cioè, certo. O attaccava la katana, come vabbè, ma dice? Se uno non ha le chiavi, come lo rubi il cavallo? Ci vogliono le chiavi, beh. No, non è, non se è, non funziona. Uno lega il cavallo con la catena. Ah. Però c'è una catena lunga. Ah, vabbè, non lo so, lo scopriremo. Poi magari chiede se qualcuno da Cesena, insomma, ci sa dare notizie. Che fine ha fatto sto cavallo? Non lo sappiamo. Scriveteci. Comunque, Credit Agricole, vedi, non sapevo che esistesse questa banca agricola, ci può interessare perché noi siamo agricoli anche noi in qualche modo. È una delle più importanti di Francia, no? La più grande. Ti posso fare dei dati. Mi interessa. Va bene, adesso invece dalla Francia andiamo in un paese, diciamo, africano, ok? Sì, sì. Siamo la parte orientale dell'Africa, in Egitto. Sei stato in Egitto? Ultimamente. Dove sei stato? A Sharm. Bravo. Tu conosci probabilmente la storia di Cleopatra, ma si deve nominare Cleopatra, la regina egiziana, insomma, grande protagonista della storia. Sì, sì. Pare, se non vado errato, che Cleopatra avesse origini greche, ok, nobili greche, quindi insomma fosse in sostanza caucasica nell'aspetto, secondo quelli che sono i dati storici. Sì. Se non che in virtù dell'inclusività, in virtù un po' del tentativo di essere politically correct sempre e comunque, Netflix, come tante case di produzione, sta aggiustando un pochino le storie per cercare di includere anche altre minoranze. Nella fattispecie è uscita una serie su Cleopatra in cui Cleopatra è di fatto di colore e quindi è afroamericana, se vogliamo, quella che potremmo dire, insomma, ha la pelle nera. E questa cosa a qualcuno è piaciuta e a tanti, ahimè, non è piaciuta, perché giustamente dicono che oltre essere una cosa un po' filologicamente scorretta è anche proprio un falso storico, e siccome si tratta di un personaggio storico il discorso si fa un po' articolato. Di fatto un avvocato egiziano ha deciso di far causa a Netflix perché ha reso la regina, appunto, egiziana con la pelle nera. Adesso c'è da capire che Cleopatra per gli egiziani è un po' come Cesare,
Giulio Cesare per gli italiani, nel senso un personaggio storico importante, rilevante, ok? Quindi l'avvocato egiziano Mahmoud El Samari ha intrapreso un'azione legale contro la piattaforma di streaming perché appunto Queen Cleopatra, questo è il nome della Contro chi ha docuserie, fatto causa? contro Netflix, diciamo, Netflix, sì, contro la casa di produzione Netflix, perché dopo l'uscita del trailer Queen Cleopatra, la docuserie narrata e tradotta da Jada Pinkett Smith, che descrive la figura storica della regina, niente, è stata rappresentata la regina come una donna con la pelle nera. Questo ritratto controverso ha causato polemica, ha suscitato un'indignazione in Egitto. Quindi non è piaciuta questa cosa. Tu che cosa ne pensi? E penso che pure Lupin l'hanno fatto di colore, ma e Lupin invece nei fumetti era bianco, no? Quindi pure i francesi sono venuti a ingazzare, no? Possibile, però c'è da dire una cosa. Però c'è da dire una cosa, che come anticipavo, Cleopatra è un personaggio storico, non è un personaggio di fantasia. E quindi se i dati storici la raccontano come donna caucasica, comunque non con la pelle chiara, essere rappresentata con la pelle scura per chi magari Ma vuole. Netflix non è nuova a queste, diciamo, tra virgolette, provocazioni, se andiamo a vedere, Vabbè, perché probabilmente sono tentativi di sono una includere anche tentativa, minoranze, di dare, insomma, risalto anche a persone che magari non sono state rappresentate storicamente molto nel cinema, come ad esempio la sirenetta di colore e via discorrendo. Questa cosa ci può stare perché è vero che un bimbo magari con la pelle scura, vedendo riprodotto sul cinema le gesta di un eroe, di un'eroina, che insomma in qualche modo gli somigli, questo può essere motivazione ma migliora la sicurezza. Una volta erano tutti bianchi Però, nel cinema, pure i neri si facevano con la blackface, con la faccia colorata, dato che è cioè, terribile, sempre però insomma bisogna fare attenzione. televisione, certo, questo è un docufilm, Sì, diciamo quindi così. diciamo che cerca di rispettare quella che poi, se tira qua la sta cravatta, no? Sì, Cerca sempre di rispettare la realtà, però se Netflix la immagina così, ma che vola famosa, la farà da Ish, no? tu dici se la vedono con l'avvocato, Se ma la basta. vedono con Avvocato, l'avvocato, porti pazienza, questo ragazzi ci provano comunque, ma nel senso, se la vedono con l'avvocato. Vabbè, sicuramente grandi storicamente. polemiche, ma vabbè, per tornare a Lupin, perché io sono appassionato, uscirà la terza serie, Lupin, grande Lupin, che a me piace, particolare, colpi di scena, ricca, Non ho ricca, una visto, serie devo vedere, mi ricca. incuriosisci. Tra le È altre bella, è cose, bella, è bella. volevo segnalare Magia. a casa che le cravatte sono dritte, vedete, e se si spostano a destra e a sinistra non sono indicazioni di voto, lo diciamo perché No, non no, no, siamo aspetta. assolutamente super Tra un parte, po' si voterà, si no, voterà, si non voterà, vedo la cravatta, si voterà. lasciatela stare. Forse sì, forse Forse sì, forse no. Comunque ti do un paio di così, dati storici che tu già conoscerai, ma lo diciamo per il pubblico che magari è curioso al riguardo. Lo show, appunto, il documentario su Cleopatra racconta la figura di questa regina egiziana appartenente al periodo tolemaico, che ha regnato appunto tra il 52 avanti Cristo alla sua morte, avvenuta nel 30 avanti Cristo. Quindi praticamente ha regnato dal 50 per 18 anni circa. E niente, quindi questa regina egiziana, famosissima, per loro rappresenta qualcosa di significativo, rappresentata con la pelle nera, non è piaciuta a tanti. Mi Quindi piace. niente, chissà, andremo a vedere che cosa succede. E a proposito di inclusività, un'altra notizia interessante è questa: arriva negli Stati Uniti la prima Barbie con la sindrome di Down, vedete che poi, Vedi esatto, che ci sta, anche la Mattel, giusto, la esatto, la Mattel che Mattel ha lanciato sul mercato era la prima Barbie con la sindrome di Down, con la sindrome di Down. Si tratta del tentativo del gigante di giocattoli di rappresentare più donne possibili, dopo la Barbie curvy, quella molto alta, quella bassina, fino ad arrivare negli anni più recenti, a quella non udente, quella sulla sedia a rotelle, quella con una protesi alla gamba e via discorrendo. Di fatto, l'originale, lanciata nel 1959, aveva gambe lunghe, una vita sottile e capelli biondi fluenti, ma questa immagine ovviamente non rappresenta Non è più tutte uno le donne, tutte le stereotipo, bimbe. esatto. E allora, in qualche modo, nel tentativo di essere più inclusivi, sono arrivate altre tipologie di Barbie, quella alta, quella bassina, e adesso è arrivata quella con la sindrome di Down.
in associazione appunto con la National Down Syndrome Society, quindi la società americana che si occupa appunto di sindrome di Down, è stata fatta appunto in collaborazione con loro per garantire che la bambola potesse rappresentare accuratamente una persona con la sindrome di Down. La Barbie indossa anche una collana rosa che rappresenta le tre punte del 21° cromosoma, quello che causa appunto la sindrome. Questo significa molto per la nostra comunità, che per la prima volta può giocare con una bambola che le somiglia, ha dichiarato la presidente dell'associazione Candy Pickard. Questa è una cosa bella, ad esempio, Questa è perché in una cosa qualche modo. bellissima perché ecco, si devono mettere tutti i bambini o chiunque gioca con le Barbie davanti alla realtà perché non sono la Barbie, quello stereotipo, bellissima ragazza, capelli biondi, gambe lunghe, vita affusoleta, ma anche insomma tutti gli altri generi che si Esatto, possono tutte incontrare nella altre tipologie che vita, non devi tipologie, assolutamente, certo. assolutamente questa è una. Non è una. Ci dovevano pensare prima, secondo me. Assolutamente, Non tra l'altro, e a adesso. questo punto mi domando, dovreste fare, lo dico alla Mattel, che sicuramente qualcuno alla Mattel ci segue, fate un po' un Ken Stellina, cioè un Ma Ken che non sarebbe bello, perché male, non Stellina, sono le bambole, un bel Ken con un po' di pancia, mi fai un primo piano a Stellina, capito? Gianluca, Un dalla bel che regia. scesse secondo me, un bel Ken, Mi puoi ma non è stringere un che po' su Stellina, un ancora un pochino Ken, sul viso? invece di un Ken, fate uno Sten, capito? No, scusa, ma Gianluca, mi puoi stringere un altro po' su Stellina sul viso? Si riesce a vedere bene? Perché vorrei far vedere al pubblico Stellina, che adesso, a parte un po' il brizzolato, se Gianluca ci va. Esatto, eccoci qua, vedete? Un po' il brizzolato. Questo capello tendente al biondino, l'occhio chiaro, un bel viso, insomma. Quindi, assolutamente, profilo destro, profilo sinistro, assolutamente un Ken di tutto rispetto, però un po' più corpulento, un po' più Sì, robusto. Quindi e fate ci un sta, ma anche Ken perché non è che sono tutti alti 1,90 anche. e tutti Comunque, secchi, attenzione, Stellina insomma. non è basso, è alto, però insomma è un po' più robusto di Certo, un Ken, diciamo, disegnato, qualcosa. estremamente magro, fisicato, insomma. Pure noi vogliamo quello scoppato, quello insomma così, tu stessi Bravo, muovendo. che ne scoppato si potesse fare, insomma, ci sta, ci Quello sta. protestato, quello che c'ha. Che ne so, il Ken cacciato di casa, che dorme in macchina. Con la macchina, vabbè, Ah, sì, uno fa. vedete voi, comunque Andiamo noi un andiamo attimo in un'altra pubblicità. pubblicità, vediamo se c'è pubblicità di Ken, non lo so, magari hanno fatto subito. E torniamo in studio per la seconda parte di Caffè Latte e prima di andare in pubblicità parlavamo di Ken e di Barbie, avevamo proposto una formula, vedi che l'hanno fatta, l'ho detto che lo facevano, l'hanno Ma fatto, me la mettete da parte questa immagine l'hanno fatto. perché non è Ho detto, male. volevo fare un Ken e Stellina e effettivamente l'hanno fatto. E oltre al Ken e Stellina, avevamo detto che si potrebbe fare anche un Ken, diciamo, pelato, anche un Ken, se vogliamo, che ne so, in difficoltà economiche, anche un Ken protestato, che ne so, divorziato, che dorme in macchina con le coperte. Per esempio, perché uno potrebbe dormire in macchina con le coperte? Perché magari è l'anniversario di matrimonio e magari non ha fatto gli auguri alla moglie. Può succedere, no? A te ti è mai successo, È Stellina? successo questa mattina che oggi faccio 4 anni di matrimonio con mia moglie. Auguri, Beh, auguri, allora auguri, quattro auguri tanti Stellina, auguri anni. Chiara! Già so che mi metterà il classico Vabbè, trolley. tu hai comprato un bel regalo, tanto ancora mo che torni a casa porti un bel regalo, un mazzo di fiori, no? Se Effettivamente vogliamo. qualcosa, sì, beh, Qualcosina. già mi sono adoperato. O anche un Comunque, mazzo di qualche auguri, cosa, un mazzo di 4 anni. verdure, domani ci sarà la virtù, Ci potrebbe sarà di essere. virtù? Comunque, sondaggioni, a proposito di adesso mi viene Allora, in mente. sondaggio, innanzitutto diamo i risultati del comunque, di nuovo auguri, abbiamo 4 anni di matrimonio che sono volati, proprio impercettibili, non so, sembra che mi sono sposato a dire, Hai però. visto come vola il tempo quando ci si diverte? 4 anni, sì. E quindi, Comunque, vabbè. nuovo sondaggio della scorsa settimana, curato come sempre dall'Isostat. Non ho capito, vabbè, comunque. L'Isostat, poi te lo faccio conoscere, Va figura. bene, sono L'Isostat. curioso. Ricordate la notizia la settimana scorsa che un uomo aveva acquistato all'asta per 5,6 milioni di euro lo scheletro di un T-Rex, un dinosauro, no? Lo ricordate? E se l'era messo bello in salotto. 5,6 milioni di euro. Allora, il sondaggio era:
ho 5,6 milioni di euro, compro lo scheletro di un T-Rex? Punto interrogativo. No, 5%. Ok, sono d'accordo perché insomma... Torno indietro nel tempo e lo compro vivo, okay. 14% secondo voi. Possiamo tornare utile per una grigliata? Che ne sì, che ne certo. Sì. Terzo posto, con un bel 33%, sì. Sì, ah, si compra proprio il... Si compra lo scheletro del T-Rex, quindi confermano quello che ha fatto quella persona. Interessante. Con il 48% al primo posto, indovina chi ha vinto? La dicitura che fa sei matto, che fa sei matto, che fa sei matto al 48%, dice ho 5,6 milioni di euro, che compro lo scheletro di T-Rex, ma che fa sei matto. A proposito di scheletri, sono stato il 25 adesso di aprile all'Aquila a vedere lo scheletro dell'Umammuch. Ancora si regge? Sì, si regge, raga, in grande forma, quando vi capita fatelo una scappata. Perché insomma è sempre suggestivo. E a proposito di suggestioni, piacevolmente insomma. Sì, poi gli fate vedere tutte le immagini, le cose, gli raccontate un po' la storia. Io per propedeutica alla mia piccola ho fatto vedere l'era glaciale 1, 2 e 3 con le mammut, così quando siamo andati là, lei sapeva. Infatti quando siamo andati cercava anche la tigre con i denti a sciabola che sono alla laguna, non c'è. Ma va bene, ma c'è nel cartone. Dicevamo, a proposito di suggestioni, devo suggerirti un'altra notizia per un nuovo sondaggione, perché secondo me qua potresti fare un bel sondaggione, tu che sei un amante della tavola, del buon cibo, domani si mangiano le virtù, quindi cioè, capisci? Ma si mangia virtù, si sentiva quando venivo, già dei profumi esatto, in giro. Abbiamo spiegato mille volte, le virtù non è che le metti per le vie del centro. Già si sentiva. Ma perché tanti le mangeranno anche oggi, mo, diciamo. Ma a parte quello, a parte domani, quello. Lunedì domani maratonina, un casino, a te invito tutti a venire a te, e tanto domani è festa, venite al centro. Assolutamente. Venite a vedere la partenza della maratonina, tutta la maratonina che si imbati, vi mangiate due virtù e ve ne arriate. Fate un giro pure al castello, potete andare al Teatro Romano. Meraviglioso. Tra l'altro, dicevo, si sentono già odori, perché le virtù, lo diciamo per chi magari ci segue da fuori, non è un piatto che si prepara in un attimo, c'è una preparazione significativa, lunga, quindi ci si lavora per giorni e giorni, quindi tutto quello che si può preparare prima viene preparato prima del giorno stesso, del 1 maggio, domani, ovvero. Tra l'altro, la maratonina tu partecipi, Stellina? No, io non partecipo perché non me la sente. Io potevo fare una passeggiata veloce, sì, ma la maratonina no, sarò in giro come sempre a lavorare. Io l'anno prossimo vado a rompere le ceste ecco, a chi insomma. Ecco le virtù. Non so che sono quelle. E già ci viene fame. Ti dicevo, adesso le virtù, secondo te, così spannometricamente, te la butto là, senza un punto di riferimento, senza... quando dovrebbe costare un piatto di virtù, considerato il lavoro, il materiale? Allora, considerato il lavoro, sicuramente, mo, mi sembra che. Scusate, mi sa secchiate la gola, come disse quella. Sì, il pensiero del cibo. Ecco, vedendo queste virtù mi ritorna la gola in auge. Niente, la virtù è uno dei piatti più preparati, nel senso più lavorati che esiste, perché ci sono diverse lavorazioni durante i giorni precedenti. Poi c'è il tasso. Il coefficiente di difficoltà è altissimo, perché la virtù de por vulli, in dialetto il vulli ti può ribollire, perché ecco, mi portano un ausilio dalla regia, ringraziamo Tommaso. Ringraziamo e Tommaso. Quindi Stellina sta bevendo un goccio d'acqua che c'ha la gola secca, vedi, tipo dal dentista, capito? Grazie alla regia sempre efficiente, Gianluca e Tommy. E quindi c'è un coefficiente di difficoltà importantissimo, perché se ti ribolle la virtù insomma vanno a male, perché ci sono diverse verdure che vanno cotte nei giorni precedenti, che poi vengono mischiate tutti. Quindi secondo me la virtù
Testa così 50, 100, 200 euro. Cioè una cosa, un Una cosa valore. grossa, Allora, ti do una cosa grossa. un punto di Un riferimento, punto di ok? Perché poi riferimento. lo chiederemo anche al pubblico, magari, però dobbiamo avere un punto di riferimento. Partiamo dalla cosa più semplice che si può fare in cucina, un piatto di pasta in bianco. Quanto può costare? Guarda, ti costa a te che lo fai a Sì, casa no, o al al ristorante. ristorante, in bianco, così un filo d'olio. Guarda, 5-6 euro, 7, toh. Vabbè, il coperto si paga a parte, che c'entra? Dai, 5-6 euro, su, non Sale, è sale, 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 riprova, riprova, sale, te che... lo dico, 8, sale, sale, 10 euro, no, vabbè, 10 sale. euro ci esce, momenti ci esce primo, secondo, contorno, Allora, bottiglietta d'acqua. fermo là, Gianluca, dammi il tablet, 26 euro, la pasta più buona di Milano, 26 euro, pasta in bianco, qua l'articolo dice, ma chi, la critica sbaglia, vediamo un po'. Piovono critiche, secondo l'articolo, ingiustificate sulla pasta in bianco dello chef, perché per fare la pasta in bianco ricorda di essere chef, non è che ti svegli la mattina e fai la pasta in bianco. Alberto Quadrio del 10-11, il nuovo ristorante di Portré Milano. Ecco perché Sa secondo che è noi, 10.11, no? se 10, non c'è scritto, punto, sarà 10, non so. Comunque, ecco perché secondo noi ha ragione lo chef, questo intanto è il piatto, già rispetto alle vertù. Leggermente più pallido, va bene. Comunque, la mia idea di pasta in bianco è indubbiamente il piatto più discusso del momento. In generale, si potrebbe dire che è Vedi, già un si ottimo risultato legge per lo ten. chef. Scusa Come se si ti ho chiama? Tenilè. Ecco, tenilè. dicevo, vabbè, certamente in inglese. Lo chef Alberto Quadrio, che ha ideato questa, lui ha ideato questa ricetta a base di fusilloni e brodo di croste di parmigiano stagionato 36 mesi. Per il 10-11, praticamente il prezzo di questa pasta è 26 euro. Sono dei fusilli con saltati con un Però bel già ci ha messo il sì, diciamo, le parmigiano, croste, i crosti, i le cucchi cucce del parmigiano parmigiano, e diciamo niente, così, è ripassato in niente padella. non è quello lì. Esatto. Vabbè, comunque 26 euro, non è nemmeno il piatto più caro del menù, ovviamente, però 26 euro qualcuno si è lamentato perché dice ma è una pasta in bianco con un po' di acqua, un po' di crosta di parmigiano bollita, possibile che costi 26 euro. Però c'è da dire che poi diciamo, il giornalista parla anche del luogo che è particolarmente suggestivo, quindi una location esclusiva. Magari il contesto fa anche il prezzo del piatto, anche la modalità con cui è servito il tutto, una certa attenzione, vedete i dettagli della tavola. C'è da dire che però, insomma, 26 euro portano la coda, si direbbe alle nostre Come parti, si, 26 prezzo euro porta una impegnativo. cosa e da qui voglio far partire, se mi permetti, il nuovo sondaggio, perché Proviamo, sono vediamo un po'. stato colto nel mio io, ma nell'io penso di tutti i teramani, se un piatto di pasta in bianco costa 26 euro, le virtù quanto devono costare? Oh, vediamo. Opzione 1, 26 euro, Oh, com'è metà il me piatto? pare, Parli. parlo per te virtù pare, pare e patta. 2, 36 euro, sale alla 10 euro, solo per il tempo che Tu ho, dici almeno 10 euro in insomma. più, va bene. 3, 46 euro, 20 euro in più, perché ci sta la fatica, ci sta, Ok. 46, pure 4, 106 euro, la chiudiamo qua, però ve le offriamo noi se venite a Teramo, quindi Oh. teramani, colti nell'orgoglio. Ve le offrono le virtù. Vedete un po'. Facciamo questo nuovo sondaggio, il Mascitti da casa che ringraziamo, il nostro responsabile social, Quindi lanciamo quindi il la sondaggione. lanciamo. Tra l'altro qua leggevo a seguire un paio di cose, tipo Sì. l'insalata di Enrico Crippa, con un altro famoso chef, Che 40 poi Enrico euro. Crippa con l'insalata non è che ci va tanto Tu bene. dici, però comunque 40 euro, lui fa l'insalata a 40 euro, oppure con la stessa cifra potete mangiare la cacio e pepe di Riccardo Chiamanini, 40 euro, cacio e pepe, Sì. insomma, cosa un po' impegnativa. Quei 12 No, fusilli, non lo quei so. 12 Tu dici, mezze maniche, c'era già che è a stato un po' botta di. cafone. C'era anche stata la polemica per la pizza di Cracco, ti ricordi Pizza di qua? cacco, C'era quando è che costa? stato. Qua Aspetta abbiamo. Aspetta, te lo dico che... perché qua abbiamo l'articolo, vediamo un po' se spiega, però insomma, cose significate, prezzi importanti, eh.
Va bene, andiamo avanti, parliamo sempre però di danari, danari, perché sai che da oggi, cioè da qualche giorno fa, per avere la spunta blu su Twitter, ovvero quella spunta che ci certifica che quel profilo, un profilo certificato di rilevanza, quindi di un personaggio rilevante, si deve pagare. Ah, ok, lo sapevi? E allora, siccome non hanno pagato, siccome non hanno voluto pagare, via, via, le spunte blu, via alla Juventus, che non ha pagato, via al Papa, via, 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 via a Fiorello, tutte via, Pure tutte via. Fiorello Non c'ha so se hanno capito. recuperato adesso nei giorni che sono trascorsi dalla notizia oggi, ma di fatto al 21 aprile Elon Musk aveva già praticamente stabilito il fatto Certo che lo che... povero Papa, lo Papa, Ah, state neanche buoni, almeno una sponda blu, o maschi, a potere lasciarlo Papa, insomma, non è che ci sta, oddio, quello che si finse il Papa, ti dici ricordi che che leggemmo la sì, notizia che uno si era si era finto il finto il Papa Papa. per autoraccomandarsi e fu spettacolare, ma, Geniale, però no, geniale. te ragione, ma è che pure lo Papa Cioè, paga, pure lo, però, però state male, come si Papa. dice, questo si è messo la mask. Lo sai? Quanto Che... costa la spunta blu? Ma Sono non, dei dati esattamente non so, arrivati. però di fatto praticamente il badge verificato ha contraddistinto per anni gli account di interesse pubblico e è disponibile solo dietro il pagamento di un abbonamento a Twitter Blu. Ok, lui l'aveva già accennato. Praticamente quello che interessava a Musk è in prima istanza incassare il danaro e in seconda istanza effettuare verifiche più attente per gli utenti. Ovviamente questo ha un costo e quindi ci vuole l'abbonamento. C'è da dire che la Juventus ha il badge verificato, cioè aveva il badge ma adesso l'ha perso, nonostante gli oltre 10 milioni di follower. L'Inter, che ha 2,8 milioni, ce l'ha ancora. Non so se dipende dal fatto che ha pagato o meno. Non lo so se Papa questo. Francesco, 5,3 milioni di follower, via, via, tolto. E ancora Beyoncé, tolto. Kim Kardashian e anche Jack Dorsey, via. Lo mantiene invece LeBron James e Giannis Antetokounmpo, che non so chi è. Chi è Giannis Era Antetokounmpo? Un cestista, un cestista. un gestista. Fiorello via, tolte le spunte, Tutta, tutta, tolta insomma, risponda a allora tutto. dovete cacciare i soldi, ok? Invece Rihanna, Madonna e Miley Cyrus ad esempio hanno pagato e quindi hanno il privilegio di avere la bollinatura, ok? Vedi, però Fiorello come ha spuntato una cosa, Fiorello gli ha Vabbè, non spuntato. è che... Ah, senza che lo No, non so, è diciamo, però. una cosa così. Aspetta che qua la pagina del giornale fa quello che vuole. Avevamo sott'occhio il tweet di... Eccolo qua, di Fiorello. C'è un altro tweet sotto che adesso è scomparso. Vediamo se lo recuperiamo. No, è andato. Quello di Stephen Purtroppo King. era Stephen King che aveva scritto qualcosina. Non abbiamo letto. Comunque, Ma, di fatto, via, via, tu spunte via. risponde via. Tutto spuntato. E allora, se Twitter, ragazzi, ho un consiglio, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, l'abbiamo dato come spunto, come idea per guadagnare qualcosina, vi dico, se Twitter non vi dà le spunte blu, vi diamo un consiglio noi, apritevi un profilo OnlyFans. Eh? Perché si guadagna, là non dovete pagare, là si guadagna. Ve lo dico perché, stelle, io te lo dico, si Sto guadagna. pensando, però, dato che sono molto popolari nei bambini, no, i bambini non girano su questi siti, però vorrei travisare, insomma, la mia posizione che fa ben altro, no? Però Considera cambiando che via, anche se tu prima mi hai fatto i complimenti e ti ringrazio, però cambiando viso, no? Io penso che anche gli uomini possono guadagnare assolutamente. Ma su qualcosina. OnlyFans ci sono quelli che vendono foto dei piedi, per dire, foto Capito? Senza delle fare, parti però del corpo anche si strane, vendono delle parti intendere nel mani, particolare. però, ma quello che più di tutto su OnlyFans, diciamo, riscuote successo è la presenza delle donne, quindi i profili delle donne magari avvenenti e che magari mostrano qualcosina di più dei piedi, insomma, delle mani e via discorrendo. Il caso di Madi Gio e Rowena, che sono state ospiti da WAD su Radio DJ, che ha intervistato le star più famose di OnlyFans, in Italia almeno. Madi Gio è la più pagata da OnlyFans in Italia,
rivela la sua taglia di seno, quanto guadagna, i segreti del suo lavoro. Tra i miei clienti, dice, anche preti. Cioè, anche i preti Allora, vanno. guarda, questi quando vanno a, diciamo, a raccontare queste cose sono cattivi, sono le prete. Però Rowena, invece, che l'altra donna vedete in foto sulla sinistra dello schermo, i miei figli non si vergognano, dice, perché evidentemente ha figli. Va bene, allora, non siamo prostitute, perché non c'è una cosa fisica. Lei vende la sua immagine, dice, ma di Joe, solo quello che decido io, senza farmi toccare da nessuno. Loro si definiscono sex workers. E il 53% degli ascoltatori di Say What, che è la trasmissione su cui sono state intervistate, è pienamente d'accordo con loro. Il restante 47% però crede che lavorare su OnlyFans sia paragonabile alla prostituzione. Questo ovviamente è un concetto soggettivo. E si aspettavano una percentuale più bassa le due OnlyFanners, se diciamo, Mady Jo e Rowena. Però questi sono i dati, loro sono le due più seguite in Italia e ti do qualche informazione. Praticamente, vabbè, sono donne ovviamente belle con una bella fisicità che mostrano su questo profilo. Vedete che insomma anche la maglia è abbastanza audace con una bella scollatura, ma al netto di questo, una foto in topless di Mary Jo costa tra i 40 e i 50 dollari. Ok, Quindi quindi per, cioè, pure vedo che anche la frutta è cresciuta, perché mo du melone 50 dollari, cominciati a fare due conti. Mi sembra che il melone a peso è salito molto. Allora, Complice anche che abbia avuto poco quest'anno. Ma mo due meloni 50 euro mi sembra un po' eccessivo. aspetta, No? diceva, se per fare un paragone, un ascoltatore che ha chiamato. Si chiama Davide e fa il camionista, ok? E facendo il camionista guadagna circa 40.000 euro l'anno, con una vita sacrificata, facendo molta strada. Mady Jo, invece, la più pagata su OnlyFans, guadagna 170.000 euro, ok? Dice che ha guadagnato in 2 anni 170.000 euro e all'incirca i suoi clienti migliori spendono anche 7.000 euro al mese. Ok, per avere foto, per avere immagini e via discorrendo. Facendo due conti, approssimando per difetto, conclude che la ragazza guadagni più di 1 milione di euro all'anno, tutto solo con OnlyFans. Ok, perché poi ci sono tutta una serie di acquisti e di possibilità correlate, semplicemente vendendo il proprio corpo. OnlyFans, poi, insomma, ovviamente come Vive in tutte. Svizzera la ragazza? No, praticamente lei non vive in Svizzera, però Oggi non è, Svizzera, non guarda. è, sì, OnlyFans non è una piattaforma italiana, dicevo, può essere Sì. sfruttata in tutto il mondo. Quando la persona seleziona il paese di residenza, paga le tasse lì, come fa la Webstar Romera oggi in Svizzera, appunto Mady Jo, come dicevi tu. Dicevo l'altra non vive in Svizzera. Di fatto lavorare con OnlyFans è una cosa che può avere, insomma, i suoi risvolti Di positivi. sotto è uscita Che è uscito un'altra, diciamo, vabbè, andiamo, quella è. Però Alex Mucci, che devi sapere che è un'altra, diciamo, quest'altra a ragazza. parte che è una super seguita su Instagram, è una ragazza di Pescara Ah, vedi? che si fa anche lei notare per le sue, diciamo, forme. Una bella ragazza, Ok, quindi insomma. protagonista anche lei su OnlyFans, così dicono Quindi è più i seguita di OnlyFans. Mi pare giornali, sì. di capire che su OnlyFans cioè le cose più preferite sono le forme, perché vedo due ragazze molto formose che sono tra le più Diciamo seguite le in Italia. forme, la grandezza, ecco, dei meloni è importante, perché se ti presenti col melone piccolo fai poca strada. Quindi Vabbè. anche il ramo, diciamo, vabbè, perché non fare una branca alla fiera dell'agricoltura proprio sui Tu meloni? sei appassionato, stai lì. Passione del melone. Comunque, vabbè, attenzione, come dicevamo, anche preti tra i clienti della Medicio, insomma, Così ha dice. detto, è brutto sentire, cioè non è che è brutto, è una nota stonata, no? Perché insomma, chi ha sposato la chiesa Vabbè, però dovrebbe. c'è E tu anche. ripassi su No, quella. dicevo, sono andato in alto. Dicevo, c'è anche da dire che però i sacerdoti per lottare contro il peccato, per lottare, devono conoscerlo. Cioè, se viene un ragazzo a confessarsi e dice sono Capito, no? È stato sul brutto, è profilo di brutto. Mady Jo a fare, praticare magari autoerotismo, il sacerdote, se non sa di che si parla, come Non sono fai? d'accordo, non sono No, d'accordo, che non so, non magari sono d'accordo. poteva essere un modo per. Comunque,
visto che si parlava di temi un po' piccanti, ok, voglio avvicinarmi alla chiusura di questa puntata con i più strani infortuni avvenuti facendo l'amore. Un Aia, aneddoto di curiosità e un storie di divertimento. strappano, grande. Vediamo, vediamo, vediamo. Abbiamo questa notizia dal sito di Radio 105, da DJ Passiamo a 105. Fare l'amore non è mai stato così pericoloso, dice l'articolo. Moltissimi, infatti, sono gli aneddoti, le storie, le curiosità, ok? Così, praticamente sono strani infortuni che possono capitare. Il primo tra gli aneddoti è successo un chirurgo della mano britannico, praticamente è un paziente di 27 anni. Quest'ultimo si è presentato dal primo col dito medio rotto, ok? Perché praticamente per una caduta. Ma che dice? Allora, scusate, mi ha fatto un po' di confusione perché qua sono tante. Dicevo, questo ragazzo è andato al medico con un dito medio rotto. Il medico ha detto: è stata una caduta, immagino. E lui dice: no, il ragazzo si era procurato una frattura mentre armeggiava, niente di meno che con un reggiseno. Capito? Lui stava trafficando con un reggiseno, con una bella signora, ma nell'ebbrezza ha avuto qualche problema ad aprire i ganci del reggiseno. E così il dito medio è rimasto incastrato tra le spalline del reggiseno. La donna si è girata e niente, si è spezzato il dito. Pensa un po' che ne pensi di questa cosa? Niente, non lo so, ci sa indurcinati, ci Cos'è così? sa castrate, quello ha fatto un movimento, tu andrà a Te ne do un colpo. altro, te ne do un altro. Siamo nelle Marche nel 2014. Una coppa italiana in vacanza su una spiaggia di Porto San Giorgio Qua ha sono. deciso di fare il gioco più classico quando ci si trova al mare: il sesso in acqua. Più classico, dici, ma non. Vabbè. Tuttavia, alla fine dell'amplesso, i due sono rimasti bloccati perché, insomma, Sangastrite, come le chine, si perché forse direbbe. sarà stata l'acqua fatta sotto. Non si è La capito. classica mappa è È rimasto attaccato, poi hanno attirato l'attenzione, qualcuno è venuto ad aiutarli. Allora, mi Chi è racconto. che è andato ad aiutarlo? Qualcuno. Classici due asciugamani avanti e dietro. Non so. Qualcuno stava facendo running, probabilmente li ha visti e li ha aiutati. Dicevo, adesso un altro aneddoto facendo sesso pericolosissimo. Io conosco un amico mio che si è spezzato le gambe facendo l'amore. Ti giuro, si è spezzato le. Praticamente, ti spiego tutta la storia. Guarda, io mi tiro fuori No, da ti questa. spiego. Io non c'entro niente, È vi giuro, una anche con la relazione, scusate. storia vera. È una storia Io vera. non c'entro Perché niente. questo ragazzo era fidanzato con una ragazza, che la riportava però sempre a casa molto presto. Questa ragazza, indispettita perché lei avrebbe voluto, insomma, fare un po' più di vita notturna, divertirsi, andare a bere, lui sosteneva che la portava a casa e andava a dormire. Una sera, questa ragazza, insospettita da questa circostanza, che cosa ha fatto? Ha preso praticamente l'auto, ha seguito il fidanzato che sarebbe dovuto andare a casa, ma invece di andare a casa, questo è andato a fare l'amore con un'altra ragazza. Quando è sceso, lei l'ha aspettato sotto con il cric in mano, e come è sceso lo ha Mi ha spezzato spezzato letteralmente le gambe. Quindi adesso salutiamo, non posso fare nomi, ciao Doretta, sei stata mitica, però per farti breve, fartela breve, questa è la storia raccontata dalla stessa protagonista. Quindi può essere un infortunio collaterale, ma insomma può succedere, E fate poi attenzione. succede, Fate attenzione, è successo anche magari col marito che insomma si spacca la. Vabbè, attenzione. Andiamo a chiudere questa puntata con una notizia che poteva arrivare dappertutto nel mondo, ma guarda caso arriva da Napoli, perché i nostri amici napoletani hanno una grande fantasia. E siccome il Napoli potrebbe oggi, Ore come dire, 17, diplomarsi, Napoli, laurearsi, come si dice, Salernitana, laurearsi, campione campione d'Italia, d'Italia dopo per la quanti terza anni? volta nella sua storia. Dopo, penso un attimo che te lo Diciamo, l'ultima dico, volta sono state due scudette con Maradona, Maradona, tutti e due con sì. Maradona, pensate, Diego Armando Maradona, che oramai ci segue dall'assù e seguirà dall'assù con trepidazione, scusatemi, la partita Napoli-Salernitana. E il Napoli, dopo tanti anni, siamo 30, 40 anni quasi, insomma, Il potrebbe tornare 29 aprile del 90 nel 90, vincevano quindi l'ultimo siamo 23 scudetto. anni, 33 anni. 33 33. anni potrebbe, dopo 33 anni, tornare a laurearsi campione d'Italia. Ok? Ed è incredibile che il Napoli potrebbe diventare campione, insomma,
perché la partita era messa il 29, poi è stata messa il 30 e poteva diventare campione dopo 33 anni lo stesso giorno, invece Esatto. dopo 33 anni è un giorno, Pensate un po', capito? pensate un po'. Comunque, a Napoli qualcuno si improvvisa addobbatore in vista della possibile vittoria dello scudetto e riveste a festa la città. Ok, Fofò, intervistato anche da Striscia Notizia, si è inventato un mestiere. Siccome praticamente il Napoli può oramai vincere con facilità lo scudetto vincendo una delle prossime partite di campionato e forse già oggi potrebbe assolvere questo compito, questo Fofò si è inventato il mestiere di addobbatore. Il suo lavoro consiste nell'addobbare Napoli a festa. È una cosa bellissima, secondo lui stesso, ed è bellissima sia perché lui, essendo napoletano, vuole vedere Napoli addobbata e vorrebbe vincere questo scudetto, ma anche perché si fa pagare qualcosina. Chiede 320 euro per le bobine dei nastri e poi 10 euro a famiglia per addobbare palazzine, per addobbare locali, insomma, costruzioni. Una cosa interessante. Pagate in contanti. Qua c'era il servizio Striscia che un po' si indagava il fatto che venisse pagato in contanti. Ragazzi, tutti devono Si festeggiare perché paga, arriva così Fofò e arriva si Fofò, festeggia. pagate, E si addobbate, festeggiate. festeggia. Dai, speriamo di poter festeggiare con gli amici napoletani e speriamo, insomma, che sia una festa serena, che tutti se la godano. Non facciamo i morti come a Capodanno, attenzione, lo dico perché ogni tanto diciamo a Napoli hanno un po' carico di festeggiare, quindi Ricordiamolo attenzione. che questa sera Cosa c'è c'è? un evento presso il Parco Fluviale. Ah, è vero, è vero. Aspettando Aspettando il 1º maggio, sono artisti di livello come Coma Cose, Certo. C'è anche ha fatto bellissima figura all'ultimo festival di Sanremo. Fulminacci, 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 Fulminacci. Setac, Che no, è Setac. locale, qua è nostrano, Ma Setac. dai, però Ma c'è anche Filippo Graziani. C'è una Filippo Graziani. reunion di amici che sono in Rinsca, che insomma fanno musica ska, Insomma, Teramania, ci sono andate a poi i sentire. DJ set alla fine, quindi sul Parco 7 Fluviale dalle 18 in poi, DJ 7 DJ, sì, DJ DJ set, sul Parco Fluviale, al Parco Fluviale, scusate, dalle 18 in poi troverete manifestazione, questo questa concerto, maratona che ci questo porta al primo concerto. Poi maggio, domani, maratonina in piazza, si parte dalla mattina, insomma, si aspettano tantissime persone. E Le poi che previsioni, ora lo lasciamo dire al grandissimo Beh, Mauro io Rastelli, ancora mi dicono un po' di che non sono delle migliori, No, però, ancora non è tutto, però dai, insomma, la temperatura si è alzata, un po' di primavera si insomma, fa si sta vedere. bene, Speriamo, dai, si dai. sta Ok, bene. cresciuto. Saluto a Ragazzi, tutti, buona domenica, buona tanti virtù auguri, tanti alla prossima auguri. settimana. Ciao, Mauro Rastelli. Ciao Stellina, ciao Gianluca, un saluto e una buona domenica a tutti gli amici di Super J. Allora, dopo questa breve pausa di alta pressione, arrivano le perturbazioni dell'Atlantico. Quindi, lunedì 1 maggio all'insegna dell'Upiova. Mettetevela in pace, domani statevela a casa a mangiare di virtù, andatevela a un ristorante, ma lasciate perdere le passeggiate fuori porta, lasciate perdere anche i chilometri perché tanto piove in tutta Italia. Quindi, non è che dici, andiamo a Roma. Il tempo è buono, piove a tutte le parti. Si salvano amiche, giusto, giusto, la Sicilia e la Sardegna. Dopo martedì ancora pioggia, nel frattempo su Ballalo Nord incomincia a rimettersi. Mercoledì ancora pioggia, un pochettino diciamo che diminuisce, non è che piove tutti e tre i giorni allo stesso modo, però all'insegna dello piove. Dopo la giovedì, voi intanto tornate la lavatrice carica, perché giovedì potete fare la lavatrice. Giovedì, venerdì, sabato e domenica, per essere questi 3 giorni all'insegna dell'alta pressione. L'unica cosa, un po' di instabilità pomeridiana possibile. Marco Mann, aggiornatevi sempre con il grande Marco e con il Meteo Cafone giornaliero su YouTube. Scrivete Meteo Cafone Teramo e tutti i giorni vedete le previsioni. Per il momento vi saluto, ci risentiamo domenica prossima. Buona festa del lavoro a tutti. Ciao!